Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati qui nel nostro studio questa sera da remoto, nuovo appuntamento con il tavolo della domenica, come tutte le domeniche dagli studi di Teleprima. Questa sera siamo in compagnia di Luigi Auletta, responsabile wedding e cerimonie. Buonasera dottor Auletta e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e grazie per l'invito, lo dico io perché ricevere un invito, scambiare delle opinioni è sempre una cosa molto piacevole. Scambiare opinioni sicuramente è importante in un settore comunque delicato che sta vivendo un momento difficile, insomma, se può farci un po' una panoramica del mondo del wedding che sta soffrendo molto. Sì, indubbiamente il wedding è stato uno dei settori, insieme al turismo, forse i più penalizzati di tutte le attività durante questo periodo della pandemia, perché poi noi avevamo sperato vivamente di avere delle linee guida ben definite, ma già da diversi mesi. Ahimè, siamo arrivati ad oltre 450 giorni e siamo ormai alle porte il 15 giugno che dovremmo poi ritornare con matrimoni, quindi ricevimenti e oserei dire in punta di piedi festeggiamenti a questo punto, perché mi sembra che festeggiare, diciamo, in un rito così così civile, no? Perché poi comunque è bello, ci sono dei momenti di aggregazione e tutto, ma il matrimonio è anche una festa dove spesso le famiglie si ritrovano fra congiunti, quindi diciamo non troviamo, diciamo, un linguaggio così aggressivo durante questi riti. Però non lo so per quale motivo c'è stato un forte accanimento proprio sul nostro mondo, dove io ho sollevato anche una grande attenzione attraverso anche le forze politiche affinché ci fosse poi presentata a noi, a tutto il comparto, un documento, un qualcosa che ne attestasse la colpevolezza di questo comparto. Perché poi è bello additare qualcuno, ma senza prove certe, cioè è anche brutto, perché comunque siamo rimasti, torno a ripetere, molto penalizzati, ma alla fine io credo che questa colpa è stata solo associata perché magari si identifica attraverso un festeggiamento, un momento di non lo so, di ipotesi, ecco, questi termini, si ipotizza che si potrebbe poi scambiare, diciamo, il contagio attraverso tante famiglie, ma oggi abbiamo un piano vaccinale molto, diciamo, avanzato, abbiamo comunque che la malattia, chiamiamola malattia perché ormai è un'infezione, ma è anche una malattia allo stesso tempo, quindi la conosciamo un po' tutti e io credo che ci potevano stare le, diciamo, le condizioni già da lontano 26 aprile per far ritornare le celebrazioni e i ricevimenti, magari con qualche vincolo, tipo vietando assembramenti, palli di gruppo e attività di spettacolo, ma tutto il resto poteva essere concesso come è stato concesso un po' a tutti. Anche perché, giusto per fare chiarezza su questo aspetto, il mondo del wedding e delle cerimonie prevede tantissime diverse, tra virgolette, partecipazioni di molti lavoratori e dunque sono tante le famiglie che sono in difficoltà. Diciamo le attività di precisione sono 31. Ok, è come un grosso treno. Io nella mia conferenza stampa che ho fatto giorni fa ho spiegato per bene proprio questo. Questo grosso treno è capitanato dal mondo della ristorazione. Dal momento che questa data certa, lei l'avrà sentito, no? Da tanti di noi, da tanti del settore, richiedere questa data certa. La data certa perché? Perché attraverso la data che poi conferma la ristorazione agli sponsi, a quel punto si muove poi tutto il resto del treno e voglio dire, si va a ritirare l'abito, si ritirano le fedi, si ritirano le bomboniere, si prende impegno con l'hairstyle, makeup artist, videomaker, fotografi, sono tutti quanti delle attività che sono rimaste sospese con degli impegni, punto. Ma non sono stati poi, diciamo, alla fine completati questi impegni perché? Perché se la sposa non sa quando poi potrà realizzare il proprio ricevimento, ha rimasto sospeso ormai da circa 2 anni tutte le 31 attività che fanno parte di questa filiera. E per noi è stato veramente concretizzare un danno importante, cioè perché questo danno si è poi evoluto proprio perché il ristorante restando fermo, gli sposi non avendo la data certa, noi tutti quanti noi siamo rimasti aperti sì, ma allo stesso momento siamo rimasti chiusi perché siamo aperti, ma se non si vende è come se l'attività poi fosse chiusa alla fine. Sicuramente una situazione difficile che presumo, insomma, saranno stati tanti anche i lavoratori che si sono interfacciati con lei e dunque le chiedo come e se si può recuperare le perdite che ci sono state e nel 2019 e nel 2020.
Diciamo che alla fine il decreto legge è stato un modo, quello lì di Draghi, parliamo in modo particolare, quello del presidente Draghi è stato un decreto legge dove andava a dare la libertà un po' a tutte le attività. È stato purtroppo però spiegato male, è stato purtroppo però interpretato male, perché un po' tutti i comparti forse si dovevano avvalere di studi di avvocati ben istruiti che potevano dare le spiegazioni in merito su chi poteva aprire, come e in che modo. Invece no, ci siamo affidati molto alle notizie dei media, che lei me lo può insegnare, i media possono essere anche in molti casi, diciamo, delle notizie, non dico non vere, ma delle notizie un po' alterate, no? Perché ogni Certo. testata ne può fare uso proprio di quella notizia. Noi ci siamo affidati molto alle notizie e poco invece alla legge. E quindi questo ha prevalso fortemente la notizia contro la legge. E tanta gente che poteva aprire le attività, parlo proprio del mondo ristorativo in questo caso, le ha tenute chiuse non andandosi a documentare. Perché l'articolo 4 della legge parla già, tutto il mondo della ristorazione può ritornare dal 26 aprile, non era escluso nessuno. È vero che c'era un protocollo Stato-Regioni, ma quel protocollo che ancora oggi è ancora chiacchierato su che cosa si può fare e che cosa non si può fare, il Green Pass c'è, cioè non c'è, c'è il General, il Covid Manager che è stato tolto, questa specie di poliziotto è stato tolto il numero dei 50 perché non apparteneva con nessuna regola al mondo ristorativo. Alla fine io penso che come si siedono e mangiano nel quotidiano, potevano sedersi e mangiare in un ristorante. Che fai ricevimento, forse con un punto di sicurezza in più. Lo torno a ripetere, dando il divieto di assembramenti, parli di gruppo e attività di spettacolo, tutto il resto poteva essere concesso. Però è nato questa grande incertezza, è nato il verbale, è nato se posso aprire, se apro che cosa mi succede. Tutti hanno ragionato con i mezzi propri, ma non hanno pensato di ragionare invece con i mezzi della legge, perché la legge ci avrebbe spiegato bene quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare. Quindi in futuro io voglio creare un comitato rappresentativo di tutto il mondo del matrimonio, perché anche questa parola wedding, che comunque diciamo, è un arricchimento del matrimonio, quindi è creare una parola più bella, ma proprio questo wedding ha messo in grave crisi il nostro comparto, perché da wedding si è passata ad eventi. Gli eventi sono andati a mischiarsi insieme ad altre cose, tipo concerti, feste e quant'altro, e il matrimonio è rimasto purtroppo chiuso in dei vincoli dove, quando sono stati aperti i grandi congressi, le fiere e tutto, sono stati aperti pure i matrimoni. Se lei guarda nel decreto legge, le date conciliano 15 per noi e 15 anche per queste strutture che le ho detto, grandi eventi, eventi e fiere, apriranno i 15. Quindi camminano su due paragrafi, diciamo, separati, ma allo stesso momento sono stati anche uniti. Invece, se tutto questo si fosse fatto a chiarezza, tanti matrimoni che sono stati spostati nel 2022, altri addirittura annullati, si sarebbero recuperati e tutta la filiera non avrebbe avuto un danno importante. Adesso come si può recuperare? Io non lo so se c'è un modo per richiedere un risarcimento al governo pari o in percentuale alla perdita che abbiamo ottenuto. Quello che abbiamo ottenuto è una perdita certa che si attesta al 90%. Quello che potrebbe essere il risarcimento, secondo me, per farlo in un modo adeguato, ogni azienda, ogni attività, in base alle tasse che ha pagato, potrebbe essere risarcito. Io credo che sia il linguaggio e la moneta più giusta per ritornare a dare la giustizia ad ogni attività, ad ogni gruppo, ad ogni struttura che oggi si vede molto penalizzata sotto l'aspetto di questa formula che loro chiamano ristori. Ma il ristoro non serve, qua servono le risorse, perché quello che è stato perso è troppo grande, cioè io ho perso con l'azienda milioni di euro di fatturato e si attesta al 90%. Siamo riusciti a resistere perché l'azienda è ben strutturata, ma se era un'azienda che non era strutturata fortemente, pur avendo un'azienda storica, noi avremmo dovuto chiudere perché il tempo di fermo è stato così lungo e abbiamo perso 2 anni di collezione, abbiamo perso tutte le fiere, sia negli acquisti e sia nelle fiere dove si va a fare il post vendita. Quindi abbiamo perso il 70% del personale. Abbiamo i clienti che li stiamo alimentando con spostamenti e aiuti economici da circa
400 giorni, si faccia un po' il punto e veda un pochettino il danno a quanto ammonta. Indubbiamente una situazione difficile, lei diceva che è riuscito a reggere grazie alla struttura così forte, ma ha avuto qualche conversazione con altri lavoratori che purtroppo sono stati costretti a chiudere? Purtroppo, ahimè, sì, è stato molto doloroso ascoltare queste, diciamo, queste notizie, perché poi comunque quando un tuo cliente amico, che ci tiene anche un rapporto di amicizia, vedi che deve chiudere l'attività dopo anni e anni di sacrifici, è come se una parte di te chiudesse, perché comunque insieme a loro tu ci vivi nel quotidiano, fra gioie e dolori, fra feste ed emozioni, ci condividi tante cose, non è solo il lavoro. E vederli poi chiudere dopo tanti anni di sacrificio mi ha fatto molto male. Ma capisco pure la motivazione, perché tante attività oggi purtroppo lavorano nel quotidiano, no? Nel quotidiano che cosa vuol dire? Che io ho un'attività e esercito per le spese che ho, per il nucleo familiare che ho alle spalle, ho casa, devo pagare l'affitto e tutto. Quindi che cosa scatta? Scatta una fase che si divide in tre punti. Compro, vendo e pago. Compro, vendo e pago. Dal momento che questa fase del vendere non c'è, io ho gravissima difficoltà, perché a comprare ho comprato, a vendere non ho venduto, adesso c'è il grande problema di pagare. Perché tutti possiamo rinunciare a qualcosa, ma nessuno può rinunciare ai servizi di casa propria. Lì c'è un obbligo nel quotidiano, fare la spesa, pagare le bollette, adempiere agli impegni di casa, vestire i propri figli, mandarli a scuola. In alcuni casi, quando sono state a casa, forse oserei dire che qualche spesa si è stata in più e non in meno, perché nasce l'esigenza che magari il figlio, stando a casa, ha bisogno di alcuni servizi, ha bisogno di alcuni attrezzi, quindi si sono dovuti comprare anche degli adeguamenti per stare a casa a studiare. Quindi la famiglia ha avuto qualche costo in più da sostenere con l'attività chiusa. E lì purtroppo è nato il problema, perché finché che un mese o due, ok, ma quando si parla poi per più di un anno, il peso diventa importante e purtroppo delle attività hanno dovuto chiudere. Indubbiamente una situazione particolare. Tornando però un attimo al tema delle cerimonie con riferimento alla stagione che sta arrivando, abbiamo visto che anche con lo scorso anno il Covid ha un pochino allentato la presa e penso a tante cerimonie che si potranno svolgere all'aperto. Allora lei si sente di confermare che queste cerimonie possono essere svolte in totale sicurezza? Assolutamente sì, perché comunque tenga presente che oggi quando svolgono una cerimonia in un ristorante comunque viene applicato un protocollo della ristorazione, ma oggi, a differenza dell'anno scorso, abbiamo ancora una conoscenza in più sotto l'aspetto epidemiologico. In più abbiamo da parte nostra che tanti di noi siamo stati vaccinati. Tenga presente che ho fatto le due dosi, ho 55 anni e ieri ho accompagnato mia figlia che ha 18 anni e si è fatta una dose, la monodose di Johnson & Johnson, quindi tanti giovanissimi anche sono vaccinati. Rimane una categoria, quella lì centrale, forse dai 30 a, mi sembra a salire, che forse non è stata completata ancora totalmente, ma credo che oggi le categorie più a rischio sono state messe fuori pericolo di vita, quindi si possono fare tranquillamente i matrimoni, si possono fare con i protocolli della ristorazione, senza ostentare a mettere i tamponi, il green pass, il bambino piccolo dovrà fare il tampone, anche perché io penso una cosa, le linee guida per me io sono favorevole, sì, ma le dobbiamo applicare a carattere nazionale, non per un solo comparto lavorativo, perché se no non serve, sono inutili. Quindi se io oggi vedo una struttura, e ne conosco tante, che hanno un doppio ingresso, no? Hanno a sinistra la stessa struttura, a sinistra entri e vai a mangiare alla carta, a destra c'hanno le sale dei ricevimenti. Ma scusatemi, come posso io accettare che quelli che entrano a destra devono fare un protocollo e quelli che entrano a sinistra ci vanno nella libertà totale? E allora dobbiamo essere persone coerenti, no? Se ci sono delle linee guida, vanno messe per pullman, metropolitane, ristoranti, cinema, dappertutto. Oppure a questo punto si punta più sul senso civico di tutti quanti noi. Forse questo andava fatto dall'inizio, andando a dare una responsabilità a tutti i singoli cittadini, e mettendo pure in campo che comunque sì, una parte di contagio si potevano anche sviluppare, ma comunque le abbiamo sviluppate anche restando a casa, perché come abbiamo vissuto tutti quanti, no? Noi nel quotidiano eravamo chiusi, ma si facevano migliaia e migliaia di contagi, quindi c'era l'evoluzione nel punto più centrale del virus. Oggi
con l'estate sicuramente il clima caldo lo favorisce, anche perché noi abbiamo un clima particolare in Italia, abbiamo un clima mediterraneo che non è umido, perché spesso i virus, anche dove fa molto caldo, però con l'umidità vengono sollecitati. Invece nel nostro caso abbiamo un clima che è molto mite, molto giusto, e sicuramente si appiattirà di gran lunga anche il virus. Quindi credo che ci siano tutte le condizioni per dare la massima tranquillità alle persone di ritornare a fare matrimonio e ricevimento con la massima serenità. Questo poi si aggiunge, come giustamente diceva prima, che la campagna di vaccinazione, in particolar modo per la regione Campania, sta proseguendo bene. Insomma, ci sono tanti fattori che vanno a confermare quello che si diceva in precedenza. Guardi, il presidente De Luca, io le parlo da non votante, che è importante, no? Perché comunque se no è come se uno fosse di parte. Io non l'ho votato, però l'ho molto apprezzato come persona, perché ha fatto un ottimo lavoro, è stato scrupoloso, è stato attento, è stato minizioso, cioè veramente è andato proprio per i capelli a prendere delle situazioni molto ma molto delicate. Oggi abbiamo avuto un ottimo risultato, abbiamo le isole Covid free, e questo è un altro dato importante che ci permette di ospitare tantissimi turisti, ma soprattutto ha fatto una campagna vaccinale, le dico la verità, con tutti i sacrifici, perché tante volte i vaccini sono venuti a mancare. E comunque il presidente De Luca, a cui vanno tutti i ringraziamenti miei proprio in modo speciale, ha dato modo di dare, diciamo, veramente un metro di misura importante. Ha fatto capire che lui c'è sul territorio e c'è in un modo concreto. Quindi vanno tutti gli elogi e gli apprezzamenti. Oggi la Campania può vantare di essere una delle prime regioni ad aver, diciamo, adempito a tutti gli impegni secondo il piano vaccinale, portandolo avanti con concretezza. Prima di proseguire questa nostra chiacchierata in compagnia di Luigi Auletta, responsabile wedding e cerimonie, ci prendiamo un piccolo break pubblicitario, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania, un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio qui al tavolo della domenica, siamo in compagnia del responsabile wedding e cerimonie Luigi Auletta. Proprio sul tema, ripartiamo su cerimonie e matrimoni che possono ripartire. Lei lo scorso 1° giugno ha partecipato ad un convegno importante sulle tematiche del wedding, ci può dire come è andata e quali sensazioni ha avuto? Allora, guardi, l'incontro è stato molto bello, perché comunque è stato un incontro costruttivo, dove il tavolo, diciamo, dei professionisti era fra giuristi, fra professionisti e fra esperti del settore. Quindi avevamo un tavolo molto misto, dove si è discusso delle varie leggi che sono state messe in campo, quali erano giuste, quali meno giuste, quali erano, diciamo, purtroppo da criticare, perché comunque ci sono stati anche tanti, non voglio neanche chiamarli errori, chiamiamoli elegantemente cattive interpretazioni. Ok, ci sono state, ce ne sono state tante. La cosa che purtroppo è stata sconcertante è che non ho visto una forte presenza di operatori del settore. Questo mi fa capire ancora una volta che il nostro comparto è molto sciolto, non è molto unito. Perché davanti a una conferenza stampa convegno, dove poi siamo andati a finire ad essere un dibattito, no? Dove le persone potevano interagire e potevano avere delle risposte, credo che siano questi gli strumenti giusti per trovare oggi e nel futuro la ricetta che ci permette di non capitare negli stessi errori e soprattutto nello stesso periodo in cui tutti quanti noi oggi stiamo in punta di piedi per uscire. È stato un periodo drammatico e io ho tutta la serie di intenzioni di costruire questa, diciamo, questo gruppo che comunque non voglio mandarlo in direzione di associazioni, perché le associazioni di categoria oggi sono viste un po' come l'idea franchising, è un qualcosa che non si vende perché tu offri un qualcosa di concreto, si vende perché devi vendere la tessera. Noi la tessera non la dobbiamo vendere, noi dobbiamo costruire una grande famiglia,
con dei professionisti alle spalle, e quando ci sono dei tavoli importanti governativi su delle decisioni che riguardano il nostro comparto, noi dobbiamo essere lì seduti e prendere le decisioni importanti insieme tutti quanti e decidere che cosa si può fare e che cosa non si può fare in sicurezza. La categoria a cui fa riferimento ha avuto a che fare con questa figura, diciamo, un po' concettuale del Covid manager. Lei che idea si è fatto? Ma diciamo che io nel mio protocollo, perché non le nascondo che mi è stata un po' copiata questa idea, logicamente io l'avevo denominata l'osservatrice e l'osservatore, no? Perché per me erano delle figure professionali della struttura che venivano formate da un ingegnere Covid, ma era praticamente un vice direttore di sala o una vice direttrice di sala che era lì per osservare che tutte le procedure venissero poi ottemperate e rispettate, diciamo, dai commensali. Tramutarla con un linguaggio per copiare un qualcosa che ha fatto qualcun altro e denominarla addirittura Covid manager mi sembra un po' troppo ospedalizzare il termine. In effetti siamo in un ristorante, si poteva adoperare un termine più elegante e basta, però le dico la verità, l'hanno nascosto dietro forma che c'è un costo in più. Non c'aveva nessun costo in più perché quella unità lavorativa era un'unità lavorativa residente in struttura, punto. Quindi non c'erano costi in più. Era un vigilantes, ok, chiamiamolo così, però sempre nel mondo ristorativo. Era una persona che stava lì solo per controllare che quelle regole che venivano impartite fossero poi rispettate, tutto qua. E veniva a prendere in consegna, veniva a prendere in consegna, perché io nel mio protocollo consegnato il 24 febbraio a Montecitorio, dentro avevo previsto un atto di notorietà che praticamente portasse fuori la struttura ristorativa da qualsiasi, diciamo, responsabilità civile e penale, ma che poi invece chi lo compilava e lo sottoscriveva si assumeva lui stesso la responsabilità civile e penale di quello che stava dichiarando, perché credo che sia giusto così, perché se vengo in casa sua e vengo per realizzare un pranzo, un momento di festa o quello che sia, io una cosa è certa, la responsabilità mia non la posso associare a lei, la responsabilità mia rimane mia, e quindi avevo messo un atto di notorietà che veniva consegnata all'ingresso dove aver fatto il protocollo della struttura, quindi misurazione della temperatura, sanificazione delle mani, indosso della mascherina e distanziamento, e consegnavo il foglio per il mio ingresso. Quel foglio, insieme a tutti gli altri di tutti i commensali, vengono conservati per 14-15 giorni. E questa era la persona, questa persona, l'osservatrice o l'osservatore, era colui che si prendeva carico sia dei documenti d'ingresso e sia fino alla fine della serata per certificare che tutto fosse stato fatto in regola per com'era il protocollo. Tutto qua. Dottor Oletta, noi siamo in chiusura, vorrei farle un'ultimissima che guardi un po' al futuro, cioè dal suo comparto sente fiducia, che cosa si aspetta dalla stagione che sta per iniziare? Allora, per quanto riguarda il nostro comparto ci sono tanti professionisti sicuramente, questi professionisti devono avere anche il coraggio di mettersi insieme, non devono essere persone che pensano al proprio orticello, ma bensì dobbiamo pensare unitamente a una community, perché la comunità è importante. Io credo porto un'idea che dove c'è la concorrenza c'è sempre stato un mercato, quindi il mercato c'è se c'è la concorrenza, che ben venga. Per quanto riguarda il futuro del nostro comparto, sicuramente è un comparto che si riprenderà alla grande. Alcuni matrimoni, ahimè, purtroppo saranno diversi dagli altri anni, anche perché dobbiamo pensare che il grande atto d'amore viene coniugato con un atto di business. Matrimonio sono usi, costumi e tradizioni da noi al sud, che mi auguro e auspico che i politici, quello che oggi chiamano meridione, un domani si possa chiamare paesi del Mediterraneo. È molto più elegante, è un abito che dobbiamo indossare tutti, ma soprattutto è anche la responsabilità di una parte dell'Italia che oggi la sua industria è il wedding, è un'industria. Non è soltanto un matrimonio. Attraverso questa attività ci vivono e portano a casa, diciamo, uno stipendio tantissime famiglie, tantissime persone. Quindi questa industria va alimentata. E quindi il mio augurio è che oggi e nel futuro possa crescere sempre di più la nostra tradizione, la nostra cultura, e soprattutto tante persone vengono in Italia per venirsi a sposare anche dall'estero per apprezzare anche i nostri territori.
Insomma, un motivo ci sarà. Dottora Oletta, io la ringrazio del suo tempo, delle sue parole e le faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro. Grazie a lei e buonasera a tutti. Ringraziando nuovamente il dottor Luigi Auletta, responsabile wedding e cerimonie, per il suo prezioso contributo, un settore che ha subito tanto gli effetti della crisi pandemica, ma sta facendo tanto per ripartire, questo ce lo auguriamo tutti. Questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui, io ringrazio come sempre voi, gentili telespettatori, per averci seguito, vi do appuntamento a domenica prossima, sempre qui dagli studi di Teleprima, con una nuova puntata del Tavolo della Domenica. Grazie nuovamente, arrivederci e buona serata.